Ragazzi, benvenuti in Regulation G, benvenuti nel mondo degli Uber. Oggi cominciamo da Rayquaza con Clear Amulet, Extreme Speed, Ascesa del Drago, Sword Dance, Protect, Terra Normale. Come detto nella live che abbiamo fatto su l'analisi degli Uber, che se non l'avete fatto potete recuperarvela, Rayquaza diventerà, potrebbe diventare il Dragonite nella combo con Cien Pao, che infatti abbiamo Sash, Terra Ghost, Vortighiaccio normalissimo, colpo infernale, e va bene. Poi abbiamo Luna Ruggente, Roaring Moon, Tailwind, Terra Ghost, probabilmente per evitarci i Fake Out, con Booster Energy, poi chissà se riusciremo a sfruttare la sua abilità senza la booster, Goldengo Specs, Incineroar, Citrus Berry, classicissimo, Rillaboom AV con Forza Equina, che non fa mai male. Non abbiamo U-Turn, mentre su Goldengo, essendo Specs, abbiamo Raggiro, in modo da poter magari bloccare qualche avversario su qualche mossa inutile. Ragazzi, ovviamente io non vengo dal futuro, il Battle Spot ancora è vietato a Uber, quindi ci andremo a fare una barra due lotte amichevoli in attesa che poi venga sbloccato, da maggio venga sbloccato il Battle Spot per Uber. Quindi questa è la prima cosa, quindi i video da adesso fino alla fine di Battle Spot saranno non su Battle Spot ma sulle friendly, sulle partite amichevoli. Altra cosa per questa settimana, poi fatemi sapere nei commenti, perché ovviamente io mi rimetto sempre a voi, perché siete voi che li guardate. Voglio provare questa settimana a far uscire i video di Battle Spot nel pomeriggio, quindi intorno alle 5:30, va bene? E proviamo questi tre giorni, ovviamente lunedì, mercoledì e venerdì, fatemi sapere ovviamente nei commenti. Io direi che possiamo andare in Battle Spot, chiamiamolo così anche se non lo è. Andiamo. ok, vabbè. Allora, fammi una cosa, queste partite ovviamente saranno per provare, per vedere un po' gli Uber come poterli giocare. Ovviamente non essendoci un regolamento sulle lotte amichevoli ne becchiamo praticamente di ogni. Allora, Miraidon, Kyogre, già questo. Comunque, Miraidon, Kyogre, Mewtwo, tutti ce l'ha. Coraidon, Palkia e Flutter. Allora, noi dovremmo trovare un qualcosa che vada bene, bene o male, un po' con tutti quanti. Allora io direi allora, Rillaboom secondo me ci può stare in lead. Abbiamo comunque Fake Out, abbiamo Erbo Scivolata, anche se ascolta Cien Pao, Rayquaza, Rillaboom proprio a cattivo, e io porterei Moon quasi. Porterei Moon. Partiamo subito Pao Rayquaza, Vediamo un po' quello che... Allora, qua toccherebbe azzeccare lui come possa partire. Io mi auguro che lui, altrimenti è un pazzo, e non parta Coraidon Kyogre. L'unica lead che non potrebbe fare. Allora, Miraidon Kyogre. Allora, intanto noi vediamo se riusciamo a mettere il ok, riusciamo a mettere il riparo, l'airlock. Quindi andiamo praticamente a togliere la, è come se la pioggia non contasse con l'abilità di Rayquaza, cioè è presente ma è come se non dasse il boost, allora io potrei fare Vortighiaccio. Allora, intanto noi siamo jolly con Pao, siamo jolly, quindi siamo più veloci, dovremmo essere più veloci di Miraidon. Poi tiriamo normale Extreme Speed su Kyogre. Che tanto dovrebbe... Allora, Kyogre dovrebbe essere... Forse Scarf, penso. Comunque, si fa Extreme Speed, gli famo...
dovremmo fare uno sbotto, dovremmo essere più veloci, penso, con Pao di Miraidon. O se non siamo più veloci, siamo in spittai. Quindi toccherebbe vincere una spittai. Ok, Kyogre prende uno sbotto. Morti ghiaccio, bene, così togliamo il campo. Killiamo anche Miraidon. Togliamo il campo elettrico soprattutto. E Water Spout dovrebbe fare. Col fatto che... esatto. Col fatto che è a 30%. Con l'Airlock, Kyogre non fa praticamente più danno. E questo... E questo già è qualcosa di ottimo. Bene. Allora, flutto in aria con il palloncino. Con il palloncino. Allora, io... Allora, noi come siamo messi? Come siamo messi? Abbiamo Moon. Abbiamo Moon, quindi io sinceramente... Sinceramente Coraidon non lo andrei tanto a targettare. Io farei un colpo infernale su Kyogre, perché comunque chi entra prende una lecca. Lui potrebbe entrare con potrebbe avere Palkia, Mewtwo. Colpo infernale su Kyogre, che se lo switcha prende una botta enorme. Devo fare Extreme Speed, perché altrimenti non, essendo Coraidon super veloce, non arriveremo comunque a targettarlo. E lotta. Beh. Allora guarda, se lui va su Pao, anche sti cavoli, se lui va su Rayquaza, sti cavoli. Scoppia il palloncino, colpo infernale, giù Kyogre. E poi noi abbiamo un Moon gustosissimo. Arriva il turbo schianto su Rayquaza, ovvio. Comunque animazione bellissima, anche se io vado più su Miraidon avendo anche preso Pokémon Violetto. Però intanto Rayquaza ha fatto il suo. Allora, dentro Moon, col quale possiamo anche terrare tranquillamente, Palkia. Spettacolo. Bellissimo. Allora, ma Palkia tipo fluttua? Non tocca per terra Palkia, fluttua. Poi dici, perché odi Palkia? Per questo. Allora, Protect. Protect con Pao. Ah giusto, non posso terrare. E allora tocca andare a spaccare qualcuno. Tocca spaccare qualcuno. Potrebbe anche arrivarmi Meteora. Potrebbe anche arrivarmi Meteora. Ma io... Che si fa? Allora, porti ghiaccio su... Su Coraidon. Porti ghiaccio su... Io forse proteggerei. Sapete? Io proteggo Moon. Vediamo se gliela baitiamo. Porti ghiaccio non credo basta. No, forse potrebbe... No. Ma come assorbi pugno? Ciao Pao. Vabbè, abbiamo Rillaboom, Fake Out più botta, quindi... Diciamo che siamo coperti. Andiamo Palkia, vediamo Palkia che fa. Tendi spazio. Allora, da una parte abbiamo fatto bene a proteggere. Dentro Rilla, Chapurilla. Noi con Moon ci siamo boostati la velocità, spero. Io odio sta cosa che non te lo dice. Aspetta un attimo. Che ci siamo... Sì, velocità. Quindi siamo più veloci. Allora io farei Fake Out su Palkia.
Fake out su palchi e basto impatto. Sì, ma tu devi proteggerlo, Goraidon. Mannaggia al porco. Tu lo devi proteggere perché porca di quella miseria ladra. Ti arriva una pigna nel muso. E proviamo. Beh sì, vabbè. Turbo schianto. Ma turbo schianto non te... non gli andava a droppare difese? Va bene. Comunque, allora, parliamo un attimo delle cose positive di questa, di questo schifo. E le cose positive sono che comunque abbiamo fatto cacare. Vabbè, ragazzi, abbiamo beccato uno con 5 Uber. Smashate like per il content. Comunque sapete che se io non terrò Rayquaza turno 1, ma faccio... no, devo tirarlo per forza. Vabbè, comunque. Allora, Calido, Indidi, Tornadus, Okidogi, Bundle, CU. Già questo è una roba un po' più sensata. Un po' più normale. Allora, Calido, Indidi. Qua toccherebbe azzeccare la sua lead. Cosa difficile, ma toccherebbe azzeccarla. Calido, Indidi, Tornadus. Allora, io potrei partire con Inci. Problema qual è? Il problema è che se lui parte con Okidogi siamo leggermente fottuti. Possiamo tranquillamente dire così. Come si fa? Ah, possiamo anche partire Rillapao. Abbiamo fake out. Ah, aspetta, porca miseria, Moon Inci. L'avevo presi, porca di quella. Mi sono messo a chiacchierare troppo. Porca miseria, mi sono messo a chiacchierare tipo troppo. Vabbè, pace. Di Calyrex. Fare quasi. Boh. Il problema è che non abbiamo portato Rillaboom. Cari ragasciuoli, non abbiamo portato Tapurilla. Non abbiamo portato Rillaboom. Che mi sono messa a chiacchierare. Allora, Calido Indidi. Poi avrà portato CU. Tipo sicuro. Allora, io vorrei provare a fare una cosa. Morti ghiaccio. Lo famo su Indidi. Sarà bitorzolo. Guarda, super predict. Ascesa del drago su Calido. Lui Terra Fairy andrà di Terra Blast. Spero, mi auguro. Non mi ricordo se lui impara da Zinglim o
no. Lui andrà a far follow, mi penso. Oh, reggiamo. Gorti ghiaccio. Via il cazzo di campo psico. Molto bene. Non è Bitorzolo. Ciao Calido. Questa è una buona notizia. E Ndidi che fa? Trick Room. Ndidi va di Trick Room. Che fa Ndidi? Ah ok, fa solo danno, vabbè. Allora, lui ha già atterrato, quindi non può atterrare, quindi io farei spada solenne su CU, extreme speed su Ndidi sperando venga giù. Ok. Giustamente perché deve rimettere il campo. Qua Sucker Punch era carino averlo, eh. Carica Quark. Ma noi non è che siamo messi male, eh. Anzi, siamo messi anche abbastanza bene. Yes. Siamo messi anche abbastanza bene. Siamo messi bene. Allora, e ovviamente noi adesso non potremmo andare a fare extreme speed, giustamente perché ora rientra Ndido, però allora io volevo partire Pao, no vabbè, comunque raga, rientrava Ndidi, si rifaceva Vorti Ghiaccio, switch di Goldengo oppure Protect, banalmente, una volta tolto il campo, Extreme Speed, veniva giù tutto. Dicevo, vabbè, poi ne parliamo un attimo dopo, dai. Allora, lasciando perdere il discorso del ragazzo della prima partita che ci giocava tutti i leggendari, tutti Uber, il secondo abbiamo già preso qualcuno che sta testando in Regulation G, come è giusto che sia. Allora, devo dire, per quanto riguarda G1, sicuramente alcune scelte potevano essere fatte leggermente meglio, specialmente poi sul finale dove si poteva andare a killare Coraidon invece che, cioè fare fake out su Coraidon per trovare la kill su Coraidon invece che andare a fare fake out su Palkia. Ma comunque sia, io mi aspettavo la Protect di Coraidon. Poi toccherebbe vedere anche Coraidon come era, ma comunque se ha usato più mosse vuol dire che non era lockato e aveva Protect nel set. Forse aveva anche Assault Vest, quindi vabbè. G2, io volevo partire inizialmente con Pao e Rillaboom o Pao Moon per togliere il campo, indipendentemente poi da se partiva quello erboso o quello psico, comunque nel cercare di togliere il campo psico per evitare expanding force o comunque mosse prioritarie. E però siamo riusciti con Pao Rayquaza a risolvere un pochino la situazione, anche se io mi aspettavo il follow me di Ndidi, perché di solito si fa follow me con il buon Ndidi, però è andata abbastanza bene. Il team è carino, non so sinceramente poi quanto possa soffrire altra roba, anche perché ripeto, G1 è andato così. Ragazzi, video breve, però abbiamo trovato gente che sta già testando in Regulation G sulle lotte amichevoli, quindi si potrebbe fare un discorso del genere da qui fino a fine aprile e poi andare in Battle Spot. E mercoledì arriverà un altro video, altri leggendari e robe varie. Fatemi sapere le vostre opinioni riguardo al discorso orario della pubblicazione. Noi ci vediamo mercoledì. Bacioni, ciao ciao.